Colombiani di Aspromonte. Si ricorderà, la maxi operazione è stata eseguita lo scorso aprile nei centri aspromontani di San Luca e Delia Nuova. Le indagini condotte dai militari del gruppo carabinieri di Locri, del comando stazione di San Luca e dello squadrone carabinieri riportato cacciatori Calabria sono scaturite da un attento monitoraggio dell'area spromontana dei due centri calabresi ed hanno preso spunto nel 2013 dall'individuazione di una vasta piantagione di canapa indica in alta montagna nel comune di San Luca. Nel corso dell'inchiesta i carabinieri hanno rinvenuto numerose piantagioni di canapa, rilevanti quantitativi di stupefacenti già confezionati e pronti per la vendita, nonché veri e propri arsenali di armi all'interno di casolari ed ovili riconducibili a soggetti ritenuti contigui all'Indrini di San Luca. Gli indagati, che rischiano il rinvio a giudizio attraverso i loro legali di fiducia, tra cui gli avvocati Marrapodi, Nobile, Russo, Maesano, Calderazzo, Napoli, Licastro, Sapone, entro il termine di 20 giorni hanno facoltà per chiedere un nuovo interrogatorio, nonché la possibilità di presentare memorie, produrre e depositare della documentazione relativa ai fatti contestati, provenienti da investigazioni difensive, comprendenti anche relazioni e consulenze tecniche. Nel corso delle indagini, in poco più di 2 anni, trovati e sequestrati 46 fucili, 8 pistole, 2420 cartucce per fucili e pistole, circa 800 grammi di cocaina, 2 kg di eroina, 416 grammi di sostanza da taglio, circa 2 quintali di marijuana, quasi 2500 piante di canapa indiana e 300 capi di fauna protetta abbattuti. I 16 indagati avvisati sono 2 Francesco Giorgi, classe 85-93, Domenico Giampaolo, Saverio Mammoliti, Donato Sergi, Francesco Italiano, Michele Lirosi, Antonio Giampaolo, Domenico Mammoliti, Andrea Cutri, Giuseppe Strangio, Antonio Pelle, Antonio Giorgi, Giuseppe Mammoliti e Domenico Pizzata.